Sfruttiamo le erbette di campo e le insaporiamo con salsiccia e formaggio. Per le lasagne con le erbette ci serviranno 500 g di erbette già cotte, 400 g di salsicce, 250 g di sfoglie per lasagne, 250 g di mozzarella, 60 g di formaggio grattugiato. Per la besciamella, 500 ml di latte, 2 cucchiai di farina, 30 g di burro e noce moscata. Sfrutto questa ricetta e per una volta faccio la besciamella, perché altrimenti se non la faccio mai mi scordo come si fa. Quindi in un pentolino faccio scaldare il latte. In un altro pentolino metto il burro e porto sul fuoco a far sciogliere. Aggiungiamo al burro sciolto 2 cucchiai di farina e mescoliamo con una frusta. Versiamo nel composto il latte a filo e continuiamo a mescolare fino a quando la besciamella non si addensa. Per una besciamella più ricca sostituite metà del latte con della panna, per una più leggera metà del latte con dell'acqua. La besciamella è pronta, spengo e aggiungo sale e noce moscata. Questa è pronta, la metto da parte e mi dedico al resto del ripieno. Metto un po' d'olio in padella e faccio rosolare le salsicce. Per una versione senza carne, condite con erbette e ricotta. La salsiccia è pronta, abbiamo tutto l'occorrente per assemblare la lasagna. Inizio con uno strato di besciamella. Poi metto la sfoglia. Ho scelto delle sfoglie per lasagne sottili, perché non hanno bisogno di essere sbollentate prima di andare in forno. Rimetto un altro strato di besciamella. Delle erbette che metto a ciuffetti qua e là. Aggiungo la salsiccia, mozzarella e una bella spolverata di formaggio grattugiato. E procedo così: un'altra sfoglia, besciamella, erbette, salsiccia, mozzarella e formaggio grattugiato. Questa è una delle tante preparazioni che faccio con le erbette. Le amo già come contorno semplice, ripassate in padella con aglio e peperoncino. Provatele con la pasta, sempre ripassate in padella, ma aggiungete anche 2-3 alici. Sono perfette anche per accompagnare dei crostini, magari sotto mettiamo un po' di mozzarella. E poi come ripieno vanno bene per tutto, dagli involtini, le torte salate, i ravioli. Ultima mozzarella. E siccome va in forno, un'ultima passata di formaggio, così fa una bella crosticina. Inforniamo e facciamo cuocere a 180 gradi per 35-40 minuti. Che profumino! La lasagna, sia bianca che rossa, è sempre una garanzia. Se per caso qualcuno vi critica dicendovi che cucinate pesante, rispondete: ma ci stanno le verdure. L'ho fatta in casa per voi. Per preparare le lasagne, erbette e salsiccia, partiamo dalla besciamella. In un pentolino facciamo scaldare il latte e in un altro il burro.
Aggiungiamo al burro sciolto 2 cucchiai di farina e mescoliamo con una frusta. Versiamo il latte ormai caldo e continuiamo a mescolare fino a quando la besciamella non si addensa. Quando è pronta, aggiungiamo sale e noce moscata. Dedichiamoci al ripieno. Facciamo la salsiccia a pezzettini e facciamola rosolare in pentola. Prendiamo una teglia ed iniziamo a comporre la nostra lasagna. Sul fondo facciamo uno strato di besciamella. Sopra stendiamo la sfoglia, poi mettiamo un altro strato di besciamella e infine le erbette, la salsiccia, la mozzarella e il formaggio grattugiato. Ripetiamo facendo altri strati in questo ordine. Diamo una spolverata di formaggio finale e cuociamo in forno a 180 gradi per 35-40 minuti.